Nella giornata internazionale della lingua madre parliamo dei dialetti italiani. I dialetti italiani da nord a sud dell'Italia sono moltissimi. Li distinguiamo prevalentemente in aree regionali. I dialetti non vivono in opposizione all'italiano, anzi, sono lingue sorelle. Infatti, i dialetti e l'italiano hanno una comune origine, una mamma comune, che è il latino. Gli italiani hanno cominciato a parlare l'italiano nazionale, quello che viene dal toscano letterario di Dante, Petrarca e Boccaccio, a partire dall'unità nazionale nel 1861. Attraverso la scuola, questo italiano si è diffuso. Prima tutti gli italiani parlavano i loro dialetti, parlavano le loro lingue regionali. Il dialetto per gli italiani è una risorsa molto importante, è la lingua del cuore, della famiglia, della storia e della cultura locale. Ci sono parole in dialetto che non possono essere tradotte in nessun'altra lingua, neanche in italiano. La letteratura, il cinema, la musica non rimangono indifferenti davanti ai dialetti. Anzi, si nutrono di questi. Basta pensare al siciliano di Montalbano, di Camilleri, o al blues napoletano di Pino Daniele, o al toscano di Roberto Benigni.